vittoria di gara che arriva adesso. Partiti, il primo possesso è proprio del Livorno, che manovra subito con Schiaroli. E allora arriva il cross profondo a cercare Brenna, che stacca di testa, ci mette la manona Fontanelli. Calcio d'angolo, ancora Livorno avanti. Si fa vedere Bologna in sovrapposizione. Mieri a spazio numero 11, poi lascia ancora scambio centrale con Panattoni, che si libera bene, prova al destro, poi Mieri, la palla rimane lì e passa in vantaggio da Momiglieri. Ponzacco, è 1-0 all'Armando Picchi, ha segnato Bardini, bucato Ciobanu. Doccia fredda per il Livorno, che era partito forte. Poi attenzione, Camarà in qualche modo passa Giordani, finta al tiro, finta anche Nardi, la palla rimane lì, poi Nardi, tocco corto, arriva ancora Goffredi, si mura il tiro del giocatore amaranto, poi porta via il Ponzacco, si guadagna. Arriva il cross nel mezzo, forte a cercare il colpo di testa decisivo di Tanasa, è 1-1, Livorno che risponde, è di nuovo parità l'Armando Picchi. Poi Tanasa che fa vedere la maglia di Cesarini, che si è operato giovedì. Tanasa, Schiaroli, palla deviata, Camarà è bravo però a recuperarla. E allora alza la testa, arriva il cross a cercare Cori, che stacca di testa, palla fuori, ha avuto il tempo di coordinarsi Cori. Goffredi, palla dentro, attenzione che pesca bene Cori con il petto, la mette giù, si gira col sinistro, Fontanelli risponde mandando in calcio d'angolo, lampo firmato Sasha Cori, palla dentro, cercare Cori, la colpisce ancora Duccio Brenna, palla alta però, attenzione che qui Tanasa appoggia direttamente a Nieri. Allora Panattoni, Tanasa vuole recuperare, Nieri scappa via, vuole saltare Schiaroli, Nieri passa in qualche modo, ancora Nieri, Ciobanu si distende e dice di no, ma palla a centrocampo, ma finisce qui il primo tempo tra Livorno e Ponzacco, finisce in parità 1-1. Che arriva adesso, partiti, primo possesso del Ponzacco in questo secondo tempo, palla dentro Sabatini, attenzione, prova a servire Giordani che si coordina, poi rimane lì, è incredibile l'errore di Tecora che ancora ci riprova e sblocca la partita, ma attenzione perché c'è fallo sul portiere. Cosa si è divorato Tenkorang? Palla dentro, Tanasa spizza sul secondo palo, incredibile, poi la palla rimane lì. Ancora riproposta nel mezzo, palleggio di testa di Giordani che scappa via. Cross teso, rimessa laterale, sfortunato qui Livorno con un palo interno che... Attenzione che la recupera il Ponzacco, la palla per Matteoli che la porta avanti, prova il destro, finisce largo. E quindi l'esordio di Fossati sul campo dell'Armando Picchi, si bagna di un pareggio. Daniele, una partita un po' assente da parte del Livorno, anonima, con la squadra di Fossati che ci ha provato fino all'ultimo ma senza rendersi mai davvero pericolosa. Sì, oggettivamente davanti il peso specifico del Livorno, un pochino come è successo anche domenica a Grosseto, non è stato determinante. Abbiamo subito il gol praticamente alla prima e unica forse occasione del Ponzacco, a parte qualche ripartenza nel secondo tempo, poi siamo riusciti a pareggiare abbastanza presto, però occasioni più che altro nel secondo tempo, un paio con Tenkorang, però parecchio confusionario sotto porta, quindi poco, pochino per puntare in alto. Un pareggio in casa con l'ultima in classifica, con tutto il rispetto per il Ponzacco che chiaramente ha fatto la partita che doveva, è poco per il Livorno, quindi forse bisognerà un attimino rivedere gli obiettivi. Non è cambiato granché rispetto alla gestione Favarin con Fossati, non abbiamo visto una squadra
molto diversa, forse inizialmente un pochino più di mordente, però siamo lontani, veramente lontani da quello che questa squadra può, secondo me anche a livello di caratteristiche tecniche, e deve dare. Quindi altra bocciatura per il Livorno, un peccato, anche perché il pubblico merita tutt'altri spettacoli. E quindi adesso la squadra che rimane al limite dell'area, ci sono le proteste dei tifosi del Livorno, i cori sono andati a lavorare, insomma risentite, non il migliore saluto ovviamente, con il Pozzacco che dall'altra parte comunque festeggia per un punto guadagnato sul campo dell'Armando Picchi, squadra di Bozzi che era anche andata in vantaggio con il colpo di testa di Bardini. E adesso i calciatori che vanno piano piano sotto la curva nord, insomma le immagini sono queste, le vedete. Livorno Pozzacco, come abbiamo detto, finisce in parità, finisce 1-1. Noi ovviamente vi ringraziamo per averci seguito, ci trovate sui canali YouTube di Telecentro durante la settimana, e quindi un saluto dall'Armando Picchi, da Jacopo Morelli e da Daniele Marzi.